Qui alla Gay Street con Vladimir Luxuria siamo alla commemorazione, al ricordo di Simone, un ragazzo che si è suicidato a Roma, omosessuale, qualche giorno fa. Ho sentito Vladimir dire appunto che non considera il suo un gesto eroico. Ecco, se ce lo può spiegare meglio. Io sono molto addolorata per Simone, che riposi in pace. Simone è una vittima dell'omofobia, di quelle parole dette per far sentire qualcuno inferiore o non dette, quel silenzio che uccide nella famiglia molto spesso, quando i genitori non sanno o fanno finta di non sapere. Quindi io piango la morte di Simone, ma devo dire che Simone è una vittima ma non un eroe, perché ci sono tanti ragazzi che hanno questi momenti di sconforto a volte, ma che decidono di farsi guidare dal coraggio di vivere, non dal coraggio di morire. E io devo dare questo messaggio per evitare atti emulativi e per evitare che qualcuno pensi che fare quello che ha fatto Simone sia la cosa giusta. No, la cosa giusta è rimanere in vita, lottare e non darla vinta agli omofobi. Vladimir, pare che la nostra politica risponda a questa esigenza di rispetto, e io la chiamerei di equità, con dei provvedimenti che poi sarebbero in realtà delle aggravanti penali e poco più. Pensi che sia sufficiente? Pensi che si potrebbe fare ben altro? Una buona legge sull'omofobia non prevede solo l'aggravante per reati d'odio e di incitamento all'odio dovuti per orientamento sessuale e identità di genere, ma che contiene in sé tutti quei provvedimenti atti a fare in modo di prevenire che ci siano omofobi domani. Quindi tutta quell'opera di sensibilizzazione, di informazione, di educazione, soprattutto nelle scuole, perché la scuola che insegna la convivenza civile è migliore di quella scuola che sì, ti insegna le tabelline o ti insegna le date geografiche di eventi storici, ma che non ti insegna la convivenza civile. Un'ultimissima domanda, Vladimir, e per le famiglie che spesso sono dei covi di violenza, che cosa si può fare? Io penso che l'episodio di Simone mi fa molto riflettere sull'importanza di dirlo in casa, perché io neanche riesco a immaginare il dolore di questi genitori. Io penso che perdere un figlio già per un genitore, per una malattia, per un incidente è qualcosa di dolore incommensurabile, ma se a questo aggiungi l'arrovellarsi la mente con delle domande del tipo cosa non ho fatto per evitare che mio figlio si suicidasse, credo che sia una punizione troppo forte che Simone inflitte sui genitori. Grazie molto, Vladimir Luxuria.